amici! Ehi, ciao! E benvenuti a una nuova entusiasmante puntata del nostro Talk Shock, il nostro talk show a bordo di questa favolosa e rombante Panda 5 Porte. E favolosamente mica cazzi. Oggi ci spingiamo verso i confini di una delle nostre paure più grandi, ma prima di scoprire di che cosa si tratta, come ogni talk shock che si rispetti, sigla! Sigla, sigla, sì! Sì, sigla, sigla, sì! Sì, sigla, 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 sì, sì! Sì, sigla, 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 sì! Sì, sigla, sigla, sì! Sigla, sigla, sì! Sì, sigla, sì! I bei CD di una volta. Eh sì, non li fanno più così. Allora Marianna, chi è il nostro nemico giurato? Luca Giurato? Chi è? Chi è? Qual è il Joker del nostro Batman? L'alien della nostra Ripley? L'inverno del nostro scontento? Chi è? Ma lo sport, Marco! Lo sport! Ma parla per te, io faccio sport, cioè vado in palestra, capito? Faccio anche questi video per far vedere alle mie fans il mio corpo che cambia nella forma e nel colore. Trasformerà tutto in un fascio di muscoli a breve. È il mio nemico giurato lo sport. A me lo sport faceva pettare fin da piccola, ma proprio da subito. Ho fatto uno scatacchio che Dio solo sa se si vedeva. Cercherò anche di evidenziarlo. Potrò fare una tipo la cometa di Halley, di catarro però. Mio padre, avrò avuto un 8-9 anni, mi ha iscritto alla squadra di pallavolo della Galup di Pinerolo. E per chi non lo sapesse, la Galup è un'azienda che produce degli ottimi panettoni glassati. Ma, giuro, non è sponsorizzata sta cosa. Comunque, il punto è che io ero proprio imbranatissima, cioè non riuscivo a prendere le pallonate se non in faccia e facevo veramente schifo. E ricordo che a un certo punto ci hanno mandato a fare un torneo e sono venuti anche i miei genitori. E la mia squadra era composta dai reietti, diciamo, i losers del gruppo. E infatti siamo stati spazzati via subito. Però i miei hanno avuto il tempo di immortalare questa cosa in una fantastica fotografia che ricordo ancora. E ci sono io che faccio un bugger tipo così. Considerate che quando io ero piccolina e facevo le elementari ero altissima, cioè le foto di fine anno sono tutti bassi, poi io enorme e la maestra. I miei braccia in questa foto sembrano lunghissime. Agghiaggiante, non sapevo tra l'altro di aver sposato una vatussa, ma evidentemente è così. Altezza, mezza bellezza, ricordiamoci. Invece uomo nano tutto tano, diciamo che l'altezza non è mai stata il mio forte, ma nonostante questo da giovane, da ragazzetto, ho pensato bene di iscrivermi a basket, forse sottovalutando l'importanza dell'altezza. E mi ricordo che giocavo nella mitica leggendaria Druentina Basket e ci portavano a fare questi tornei dove giocavamo contro dei pari età tipo di 8 anni che però erano lettoni, erano lituani ed erano alti tipo 2 metri, cioè gente che schiacciava. Partite che finivano tipo 104-2. Io facevo il playmaker. Il playmaker, che è quello che è basso di solito. È quello basso, ma non dovrebbe essere comunque così basso. Si sperava che poi crescessi. Eh sì, lo sviluppo che però è arrivato solo quello cerebrale, diciamo. E crescendo il mio rapporto con lo sport non è migliorato. Infatti ricordo che per tutto il liceo, ogni volta che c'era l'ora di educazione fisica, io la mattina pregavo mia madre di firmarmi una giustificazione per saltarla. Io invece avevo questo vantaggio che ero e sono molto scoordinato, no? Nei movimenti, in qualunque sport io pratichi. E questa cosa è un vantaggio perché l'avversario vede che sono tutto scoordinato e pensa che sia un mentecatto, no? E quindi mi sottovaluta e io zac, talvolta poi ho la meglio. Ma come dire. Mai sputiamo così tanto? Non lo so, che cazzo ci abbiamo, la salivazione a mille. Marco, ma ti ricordi quando siamo andati a correre insieme? Col marsupio? Col marsupio e il contapassi e l'orologio che ti diceva i battiti. Io c'avevo tutto, ero organizzatissimo. Tutto per correre tipo 20 metri poi. Io ho odiato ogni singolo secondo di quell'esperienza. Mi ricordo che proprio uscivo e i miei polmoni andavano a fuoco, quei bastardi. Me li sentivo proprio bruciare. Costringevo a correre per tipo 20 metri, poi diventai tutta paonazza, sudavi come un husky che tira una slitta di 100 kg in Antartide. Un arresto cardiaco lì in mezzo a Piazza d'Armi non sarebbe stato bello e quindi no. Mi fermavo. E dire che io ero partita bene perché, cioè, pensa che per 2 anni sono andata, anzi 2 anni e mezzo, sono andata 3 volte la settimana in palestra a fare robe tipo gag, total body e mi spaccavo proprio, avevo un culo di marmo eppure un accenno di tartaruga, eppure in 6 mesi sono diventata di nuovo come ero prima. E allora ho pensato, col cazzo! E quindi adesso sono fiera di dire che non faccio
una mazza, una beneamata mazza. Sono evidentemente lo sportivo della coppia e quindi continuerò con la palestra fino a che non diventerò grusso e in questa panna non ci staremo più, perché i miei deltoidi e il mio muscolo, come si chiama, il mio bicipite femorale dominerà e si allargherà a dismisura e quindi tu verrai espulsa, catapultata fuori e ci sarò solo io grussissimo in mezzo. Sono tutti dei muscoli sui quali sto lavorando, quello pettineo. Dov'è? Nei capelli ti pettina? Bene amici, mi sembra che di nuovo abbiamo raggiunto delle vette altissime, vette che io comunque per sicurezza raggiungerò in elicottero, perché non ho nessuna intenzione né di faticare né di sudare. Quindi se anche voi odiate lo sport come la sottoscritta, ditecelo nei commenti, o se anche voi avete intenzione di diventare dei culturisti come Marco, anche in questo caso scrivetecelo nei commenti. Se volete iscrivetevi al nostro canale YouTube e nel frattempo, beh, ci vedremo presto per un'altra entusiasmante puntata del nostro Talk Sciocco. Quindi non mi resta che dirvi ciao amici. Ehi, ciao. Io vado a mangiarmi delle proteine adesso. Ah, dei bibitoni. Mi si deve ingrussare il collo. La prima cosa che vedo è che si ingrussa il collo. E la camicia oggi non riusciamo a vederla. No, ma vedi già quanto è aderente. Sì, sì, vedo. Diciamo tante quelle cazzate che secondo me... Pepe.